Contrastare gli incendi boschivi formando i volontari di protezione civile insieme alla collaborazione dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. Si sono concluse con successo le giornate dedicate ai corsi AIB, addetti all'antincendio boschivo, organizzati dalla Regione Marche. Tre le province partecipanti e 100 tra uomini e donne interessati. Nella nostra zona sono state coinvolte Pesaro Urbino e Ancona con 40 volontari e 6 mezzi della protezione civile insieme al supporto dei pompieri. Olivi, due giornate intense, come si è divisa questa formazione? Sì, hanno fatto 36 ore in classe e anche sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. In pratica, siccome l'antincendio boschivo è competenza della Regione Marche, la Regione Marche ha provveduto a formare diversi volontari per poi mettere a disposizione appunto dei vigili del fuoco o dei carabinieri forestali per la lotta contro l'incendio boschivo. Qual è stato invece il luogo dell'esercitazione? Dal Codma ci siamo spostati a San Biagio, a Col di Cave, che è un bosco appunto dove hanno potuto esercitarsi perché c'è sia la pianura sia in pratica il pendio per poter, i vigili del fuoco sono riusciti a far vedere e toccare con mano come va preso un incendio, da dove va attaccato, da che parte tira il vento e soprattutto per far conoscere una pianta rispetto all'altro, l'olivo, dalla conifera, dalla ginestra, dalle querce, appunto per far conoscere ai volontari questi tipi di piante. Circa l'89% del suolo della Regione Marche è costituito da aree collinari o montane, ricoperte per il 30% da boschi. Ad oggi si può contare su circa 550 volontari distribuiti su tutto il territorio regionale. Lo scopo di questa esercitazione è formare quanti volontari più possibile, perché in caso di incendio, l'incendio si sa benissimo, specialmente quello boschivo, se viene preso in tempo e accerchiato si può domare con facilità, altrimenti poi è difficile. Quindi più volontari formati ci sono a disposizione, appunto, come dicevo prima, dei vigili del fuoco, dei carabinieri forestali, prima va attaccato e prima si salva da un incendio interfaccia vicino alle case.